tutti amici di Vino in Vino. Ciao. Sempre con il sommelier Cristian e Filippo, sempre sommelier, e vi presentiamo il vino di questo mese. Siamo con il Rosso T, dove T sta per Tramin, quindi un'azienda molto grande. Quindi è T di Tramin. T di Tramin, esatto. È un vino del 2012, un blend, un uvaggio di Pinot Nero, Schiava e Merlot. Infatti già lo possiamo già intravedere che è un vino che ha dei colori molto molto eleganti e molto fini. 2012, come vi dicevo, 12 gradi e mezzo per questo Rosso T. Andiamo a sentire un po' che sì, beh, direi intanto è un meraviglioso rosso porpora. Il rosso porpora è il rosso prima del colore rosso rubino. Sia Pinot Nero che Schiava sono dei vini che sono molto coloranti. Meraviglioso, trasparente, limpido, insomma, si vede davvero attraverso. E anche abbastanza consistente. Esatto, fa la sua figura. Naso, chiaro. Il naso è una frutta meravigliosa. Sì. Frutta come il colore del vino, frutta rossa. Frutta rossa. Del fragolino di bosco? Sì, decisamente. More anche, mature. More, ciliegia. Comunque tutta frutta abbastanza, abbastanza matura e colorata. Sì. Beh, direi che questo è veramente un vino elegante. Un vino sciccoso. Fashion, esatto. Non è un termine molto enologico, però un vino ci sta. Fashion ci sta. Ci assolutamente. Sta ok. Secco sicuramente. Secco, sì. Caldo, direi un vino in equilibrio rispetto anche al naso. Assolutamente sì. Pronto da bere, si sente la piacevolezza del Pinot Nero, si sente molto morbido, sentito come si sì. Ha spigoli per niente, insomma. Il Merlot compensa il Pinot, no? Il Merlot ci dà un po' più di colore e compensa un po' più questa morbidezza che appunto ti ottimo. È un vino da tutte le occasioni. Sì. Allora, quanto lo serviamo come temperatura di servizio? Ma 12-14. Ma anche 10-12. Okay. Non esageriamo con gradi. Quindi direi che come abbinamento dalla cucina dei curiosi, poi vedremo che cosa ci propone. Per adesso noi stiamo su qualcosa di tipico della zona, cosa dici? Sì. Ho voglia di canederli. Fantastico. Ho voglia di canederli con un po' di ripieno di carne. Però una carne magari non troppo saporita, una carne bianca. La carne bianca. Certo. Quindi canederli al sugo di carne bianca. Esatto. Amici di Made in Vino, ricordatevi di andare su madeinvino.com a $19.90, scegliere l'abbonamento con cui vi arriverà a casa due bottiglie di vino per il prossimo mese o per ogni mese. E che dire, cin, a presto. Ciao. Grazie. Ciao.